Silver Flag numero 24, dedicata alla Fiat. La Fiat va di corsa, difficile da raccontare, servirebbe penna di un gigante. Oltre 200 le auto da ogni parte d'Italia ed Europa. Al nastro di partenza, sulla strada che fu teatro per alcuni decenni della più gloriosa corsa in salita del panorama nazionale. Mai vista tanta gente, assiste con interesse alla preparazione, alla messa in strada, foto a raffica, scatti improvvisi a cercare il campione per un autografo. Non dimentichiamoci, Castellarquato è un borgo che è invidiato nel mondo intero e questa manifestazione è diventata, quantomeno in Europa, una delle numero uno delle manifestazioni di questo genere. Anche questa edizione è organizzata dal Club Piacentino Automoto d'Epoca, eccellente organizzazione, tutti d'accordo? Io sono molto soddisfatto perché essere arrivati a 24 vuol dire che la manifestazione ha sempre più successo, abbiamo sempre più difficoltà a accogliere tutte le richieste che ci pervengono, e alcune le abbiamo già rimandate all'anno prossimo, abbiamo già, possiamo dire, il carnet del 25 già completo. Fiat e Abarth scaldano il cuore degli appassionati, coccolate, accarezzate, rappresentano l'irrepetibilità che scarta affinità per porsi come esempio unico. Dopo ore di incontri intensi scatta l'ora di un rarissimo oggi partenza. Auto cariche di anni di storia si propongono alla storia di oggi, rombano i motori. Ogni auto libera lo spirito guerriero, si corre, si sale, percorso blindato. A Vernasca l'approdo sulla piazza, è andato tutto bene, una manifestazione di alto livello. Qualsiasi riga di commento si rivela povera e insufficiente a restituire l'iniziativa, la sensibilità culturale con cui è stata proposta, la dedizione dei volontari. Chi ha vinto? Hanno vinto tutti.